In questi giorni torna prepotentemente alla ribalta la vicenda Piazza Verdi. Ci eravamo proposti di non parlare più di questo progetto che ha diviso la città dopo il via libera dalla soprintendenza al completamento dei lavori. Tutti abbiamo pensato che finalmente si sarebbero superate le polemiche e i contrasti e il progetto sarebbe stato portato a compimento senza altri colpi di scena. Il progetto può piacere o meno, ma il blocco della piazza sta penalizzando oltre misura i tanti negozi e le piccole aziende che gravitano intorno ad essa. Evidentemente le nostre previsioni sono risultate errate se, come sembra, si dovrà ora sostituire la pavimentazione già realizzata, ma che si sta sgretolando. Il travertino della pavimentazione si è in parte disintegrato e in queste ultime settimane si è ricorsi all'uso del bitume per coprire le fosse che si sono create nelle corsie dove transitano gli autobus. Per rifare i lavori, il cui costo ammonterebbe a centinaia di migliaia di euro, bisognerà spostare i mezzi pubblici su Viale Italia, con gravissimi disagi per gli utenti e per il commercio cittadino, già troppo penalizzato, come testimoniano le tante chiusure registrate negli ultimi mesi. La situazione che si è determinata impone alcune riflessioni. Intanto i cittadini avrebbero diritto di sapere dal Comune come stanno esattamente le cose. Sono vere le notizie pubblicate dai giornali sulla necessità di rifare lavori già ultimati con aggravio di costi per la collettività? Sono vere le notizie secondo le quali le prove tecniche sui materiali hanno certificato che il travertino aveva le caratteristiche previste nel capitolato d'appalto? Se così stanno le cose, di chi è la colpa di quanto sta accadendo? Si è sbagliato a prevedere l'uso del travertino nelle corsie dei bus o il progetto prevedeva sì l'uso del travertino, ma in previsione della pedonalizzazione della piazza? Domande legittime a cui gli amministratori dovranno prima o poi dare delle risposte. Le meritano tutti i cittadini che pagano le tasse e in particolare gli operatori e gli abitanti della piazza e delle zone circostanti penalizzati da una vicenda che assume sempre più contorni a dir poco grotteschi.